Amici, benvenuti, ci risiamo di nuovo, ragazzi, non si può staccare da Twitch più di un tot, è impossibile, almeno per il sottoscritto. Poi per quelli che hanno voglia di fare un cazzo e si lamentano di fare un lavoro privilegiato, quello è un problema loro. Per il sottoscritto è sempre bello incontrarvi, parlare, interagire, scherzare, ridere, è meraviglioso. È molto bello soprattutto quando io torno dal Giappone, perché sì, per chi avesse vissuto su Marte negli ultimi 7 giorni, anzi 9, in realtà sono andato in Giappone, sono tornato in Giappone, sapete che vado ormai 3 volte l'anno, vado lì, mi diverto con i ragazzi, stacco la testa da Twitch perché è anche importante quello, ragazzi, e soprattutto mi coltivo un altro lavoro che mi piace fare e che credo farò per tutta la vita perché è molto molto bello e divertente, nonostante abbia qualche criticità in più su Tokyo. Perché è veramente diventata una città assurda negli ultimi tempi per via del turismo, ma parleremo anche di questo, collegando magari queste vicende, queste mie criticità, queste mie perplessità su quello che è e potrebbe diventare Tokyo, con qualche aneddoto, legato al nuovo gruppo che mi ha accompagnato, ben 25 persone da scorrazzare qua e là. Parleremo di Dada Celiaco, quello l'ho visto grazie a Instagram, godo, posso dire questa cosa? Godo, perché io sono 5 anni che gli dico: mi raccomando, Diego, stai attento all'alimentazione, stai attento a quello che farai, perché poi sopraggiungono i problemi. Mangio le patate col burro! E va bene, ora stai morendo, e va bene così. Comunque, rispetto per Diego, per Federica che lo dovrà piangere sulla bara, eccetera, eccetera. Raccontici un po' del viaggio in Giappone, forza. Allora, innanzitutto ti calmi perché è il tuo primo messaggio in chat. Non ti sei abbonato, non hai fatto un cazzo e pretendi. Puoi pretendere, volentierissimo, però dopo, dammi un attimo. Io mi sono addirittura appuntato tutte le cose perché sono successe un sacco di robette. Questo gruppo era affiatatissimo. Allora, partiamo dal presupposto che, ragazzi, io ormai ho un piccolo test per capire se il gruppo funziona o meno e soprattutto dove posso spingermi con battute, cazzate, cioè robe che magari possono offendere qualcuno. Ecco, non tutti siamo fatti alla stessa maniera. Ci sono le persone che sono un pochino più permalose e invece ci sono delle persone o più sensibili, non necessariamente permalose. E ci sono persone invece che se ne sbattono altamente e hanno voglia di ridere e scherzare in tutte le maniere possibili, anche quelle più offensive. Quindi io di solito becco uno, di solito il più idiota, in questo caso Scream, uno dei membri del tour, chiamato così perché aveva questo tono di voce altissimo. Però baritonale, non so come spiegarmelo, quindi parlava così. Però parlava così. Sembrava un bulldog impazzito con la rabbia. Una roba terrificante che dava fastidio già a tutti, solamente per questa sua caratteristica. Ma oltre a questo aveva dei capelli che erano rasati qua. E poi aveva una matassa di capelli appoggiata sulla testa che sembrava un toupé, sembrava un parrucchino. E poi aveva un pezzo così di gengiva e dei dentini utili solamente a sminuzzare dell'insalata, probabilmente non poteva nemmeno penetrare la carne. È probabilmente un'involuzione umana che partecipava a questo tour. E quindi quando faceva questa, quando parlava con che cavolo, praticamente c'erano questi denti piccolini e questa gengivona che si allargava, si allungava sempre di più. E questo era il personaggio Scream. Veramente orrendo. E poi era terrificante, era molesto, insomma, ce l'aveva tutte lui. E quindi ho detto: ecco, perfetto, guarda che coglione è questo qui! Meraviglioso! Meraviglioso per poter entrare. Sì, proprio poi c'ha questi occhi chiari, quindi sembrava una maschera, così, proprio Kabuki, cioè, tremenda. Quindi ho detto: guarda, questo è un coglione, questo non ce la fa, eh. Io penetro lui e vediamo come posso allargare. E allora, ogni volta che mi guardava con quella sua faccia di merda, ridendo così, con questi dentini, io gli sussurravo sempre qualche offesa. Sempre. Alcune non le posso ripetere, quelle che posso ripetere io. Bastardi, chiamo da Reggio Emilia. E io vedevo, lui faceva cosa? Cosa hai detto? E rideva e capiva. Poi diventava sempre più pittoresca la cosa, quindi quando ero in fila, tiravo le valigie e faceva. E lui capiva tutto, tutto. Cioè, come? Prego. Quindi questa roba in realtà aiuta molto perché partendo da lui, poi ho scoperto nel corso degli anni di tour che questa roba si espande a macchia d'olio. Poi Scream fa la stessa cosa con un altro membro del tour, quest'altro membro, è un effetto a catena che poi dopo 2 giorni
ci ha portato semplicemente a offenderci e basta. Cioè, era un gruppo che si offendeva costantemente, costantemente con parole indicibili, irripetibili, concetti proprio che miravano a distruggere la persona altrui, perché all'inizio erano tutti tranquilli, un po' anche intimoriti, che sono così, bisogna rompere il ghiaccio, sono tutte persone nuove, dove possiamo dire, poi a un certo punto era una roba, mi dai una patatina, sì, eccola, coglione, vai, non è che sei imbecille, ma che cazzo prendi gli onigiri demente di merda, l'ha già fatta colazione, no, sei un coglione, tutto così, tutto a offese, e però è bello, perché in due giorni avevamo già avuto una confidenza estrema, che ci permetteva appunto di, insomma, di ridere, di scherzare, di stare bene con noi stessi. Ma la cosa che ci ha unito più di tutti, ovviamente, sono i meme, quei meme che nascono in viaggio. Ce n'è stato uno in particolare, ce ne sono stati tanti, uno non lo dirò, però ce n'è stato uno che a un certo punto è arrivato a dare fastidio anche a me, da quanto era fastidioso. C'è un video che ha girato tanto su Telegram, perché effettivamente fa molto molto ridere. Io non so come descriverlo in maniera educata e pacata, però quello è un video porno da cui sono stati estratti 3 secondi circa, 3 o 4 secondi. Praticamente un uomo con un grande fallo, con un pene imponente, penetra analmente una simpatica ragazza, una professionista ovviamente. E, detta proprio papale, le fa un bucio di culo così. E questo è il caso di dirlo, letteralmente così, di queste dimensioni, una caverna. E questa persona, questo porno attore, ha un lampo di genio in quel momento. Dopo aver estratto il membro dall'ano, si avvicina a questa caverna perfetta, rotonda, e decide di fischiarci all'interno. Cioè, fa proprio un fischio, tentando di ricevere un eco in ritorno. Vi faccio sentire, vi posso far vedere ovviamente, vi posso far sentire, anzi, solo il fischio, però penso che possa essere utile per farvi capire da dove arriva. Eccolo qua. Questo è il fischio, va bene? E io lo propongo ai ragazzi e faccio: ragazzi, guardate questo video, divertente. Parte questa gag dentro al gruppo, dove in qualsiasi situazione, con qualsiasi persona intorno, in stanza, ovunque, tutti improvvisamente potevano far partire questo fischio. A volte era forte, a volte era piano. Però io praticamente eravamo in metro nel silenzio più assoluto, a un certo punto in lontananza pianissimo sentiva. E te, dopo pochissimo tempo, un po' come i cani quando vengono addestrati, vedevi ovunque un buco di culo gigante, spiaccicato sulle pareti, nelle insegne dei negozi, nelle vetrine, davanti a un bicchiere di whisky, ogni qualvolta partiva questo fischio, vedevi un ano di fronte a te. E tutto il gruppo ha iniziato a fare questa cosa qua. Bevevi whisky nel silenzio, non te l'aspettavi, non ci pensavi più, partiva questo fischio. Era un continuo. La situazione dove veramente siamo arrivati al limite, tutto il gruppo all'unisono di nascosto, quindi 25 persone, ha iniziato a mettere questo fischio a nastro, e te sentivi questo fischio con davvero l'effetto Doppler, che camminava, perché te avevi il gruppo in fila indiana che metteva all'unisono, però in momenti diversi, no? Questo fischio, e te vedevi serpeggiare un fischio. Eravamo poi in un sottopassaggio, quindi questa cosa rimbombava, e te avevi un mostro sonoro praticamente che serpeggiava in questo sottopassaggio, e lo sentivi muoversi intorno a te, un incubo. Tutto partito dal video di uno che incula una poveretta, insomma, ma questo è stato il meme principale. Cioè, addirittura un tizio del tour, chiamato Minaccia, che merita una parentesi, che poi avrà una parentesi in tutta questa mia arringa, si era portato una cassa Bluetooth che però, per non disturbare i giapponesi, aveva messo nello zaino, aveva messo a un volume che permetteva di amplificare il suono da cellulare, ma che comunque restasse sotto la soglia di guardia per non disturbare. Era riuscito a trovare questa alchimia dove cliccava un tastino e dallo zaino
un po' soppresso dalla barriera dello zaino, sentiva questo fischio che usciva dallo zainetto, che faceva capolino con la testina e poi rientrava. Tutto pur di andare avanti con questa cazzata. Detto questo, parliamo subito di Minaccia, ok? Così mi tolgo il pensiero. Minaccia è un tizio, barba lunga, sale e pepe, pelato, sardo. Tremendo, terrificante. Il suo modo di scherzare, ecco, se il mio è caustico, il suo sono solo offese. Cioè, sono solo offese semplici, banali e minacce proprio vere. Infatti l'ho chiamato Minaccia per questa ragione. Tipo gli facevo: Minaccia, te volevi acquistare qualcosa? Hai bisogno di una mano per gli acquisti? Io voglio un Game Boy. Ok, vuoi un Game Boy? Sì, però te lo dico. Se non me lo fai trovare a meno di 15 euro ti spacco il culo. Vabbè, Minaccia, ma non è responsabilità mia se non ti trovo il Game Boy. Lo voglio pagare poco. Lo voglio pagare poco. Vabbè, ok, lo cerco. E poi manda i vocali. L'hai trovato il Game Boy? Guarda che se non mi trovi sto Game Boy ti spezzo le gambe. Io sono sardo, porco di... Si era fissato con questo Game Boy. A un certo punto glielo trovo, il Game Boy, a 50 euro. Con la scatola e tutto. Meno, meno! Lo voglio pagare meno! Io ho fatto: ma Minaccia, ma quanto cazzo vuoi che costi un Game Boy adesso? 10-15 euro, preciso, perfetto, con la scatola. È impossibile! Meno cosa? Ti ho girato 20 negozi, ti ho trovato un esercito, il prezzo minimo è 50. Compralo, no! Lo voglio portare a casa meno! Se no... Ti scuoio! Vabbè, Minaccia, ma vaffanculo. E poi Minaccia stava sempre zitto. Lui se ne usciva solo con queste stronzate quando voleva il Game Boy. Quando non parlava di Game Boy, stava zitto e mangiava, mi guardava. Melon panna, così. E basta, poi stava sempre zitto. Ma la cosa che ci ha sorpreso tutti è che quando siamo andati in discoteca la serata techno con Oliver, manco il tempo di entrare, dopo 5 minuti. C'aveva la lingua in bocca di un'americana di 2 metri! Era più alta di me, un'americana, una donnona, queste puppone! Okay. E c'era Minaccia che da dietro gli metteva un po' la manina nella figa e poi questa lingua gli diceva: oh, Minaccia! E poi Minaccia mi guarda, annuisce, come a dire: hai visto? Io sono l'uomo vero, sardo, che scopa. Si avvicina e fa: questo è meglio del Game Boy. Basta con questo Game Boy! Siamo una serata techno! È una settimana che vai avanti con questo Game Boy di merda! Hai rotto il cazzo! Scopati l'americana e non rompere i coglioni! Questa è la minaccia. Medaglia d'argento, 6. Sai chi è? Sei una persona che all'inizio era molto misteriosa, anche lui stava nel suo, diceva pochissime parole. Sei perché è arrivato 6 ore prima del ritrovo all'aeroporto, così per sicurezza. Queste persone mi fanno come quelli quando vi presentate in aeroporto con il plico di documenti stampati inutili che non servono a niente perché ora basta dare il passaporto e ti stampano il biglietto. Il plico con la cazzo di foderina di plastica che contiene il documento. Che io veramente orrendo. Comunque sei misterioso, però iniziavo a fare delle cose strane. Io mi svegliavo la mattina e c'era un video di lui ripreso leggermente dal basso, nudo, doccia appena fatta, che si caricava per il programma che poi sarebbe venuto da lì. Quindi praticamente iniziava a sbuffare, a caricarsi, faceva... Ogni mattina lui faceva questo. Per caricarsi. Però volevo un po' penetrare la barriera, no? Che separava me da questo 6, perché comunque mi sembrava un personaggio assai interessante. Quindi ho iniziato a scavare un po' e a fare delle domandine. A un certo punto mi fa, si parla, no? Cosa fanno i tuoi genitori? Io faccio: ma come si chiamano i tuoi genitori? E mi dice due nomi non propriamente italiani. Faccio: ma scusa, ma i tuoi genitori sono albanesi? E lui fa: sì. Però, Dario, ho avuto delle esperienze brutte con i miei genitori, perché a scuola mi prendevano in giro parecchio per il mio essere albanese. Quindi vi prego, non rimarcate il fatto che io sia di origini albanesi. Tutto il gruppo, appena detto questa frase, ha alzato la testa così. Scream. Ragazzi, è stata battute che non vi stavo a dire, poi ovviamente saluti,
Anche, scemo no. Sei, dimmi. Basta, cioè senza dire nient'altro. Ovviamente è diventato il dio del gruppo. Da lì a poco tutti andavano da lui e tutti, qualcuno gli chiedeva le marche dei migliori gommoni. Vabbè, ma queste sono cose poi loro, io non c'entro niente. Io sto semplicemente riportando quello che diceva il gruppo, ma erano scherzi tra di loro. Comunque, ovviamente sto esagerando, non era. No, perché in questo periodo bisogna rimarcare determinate cose. Lui non ha detto questo, non ha detto mi raccomando andateci piano perché ho avuto questa esperienza traumatica alle elementari, non l'ha detto. Vabbè, poi parlerò anche di Madame che merita una parentesi a parte. E poi il mio preferito. Sorriso. Medaglia d'oro per Sorriso. Perché si chiamava Sorriso? Perché stava sempre così. E Sorriso è quella tipica persona che non può matchare col sottoscritto in nessuna maniera, perché siamo agli antipodi in tutto. In tutto. Io sto sempre così. E poi faceva i classici commenti alla visione. Però la cosa che, ecco, questo è stato l'atteggiamento che mi ha colpito più di tutti. Perché non l'avevo mai visto in un mio tour. Si metteva davanti alle vetrine. Andava davanti alla statua più grossa del negozio, la carta più costosa del negozio, insomma l'oggetto più inarrivabile di qualsiasi bottega dove entravamo, e faceva: ma sai che è proprio bella questa statua? Ma quasi quasi, Dario, quasi quasi, non comprava mai niente, non ha mai comprato un cazzo. E gli unici acquisti che faceva erano questi. E poi c'aveva sempre questa frase che mi ha colpito, mi faceva sempre sorridere. Questa viene a casa con me. Di solito era un gashapon di queste dimensioni. Aspetta che voglio fare questa cosa. Ecco qua. Così. Perfetto. Va bene. E quindi questi sono i tre top. Allora, Victor, chiamato così perché era uguale a Victor l'altro. Veramente. Ogni tanto mi giravo con certe luci e faceva paura. Sembrava che fosse lì. Victor Laszlo è quello che risolve i problemi, no, ragazzi? Ci penso io. Adesso capiamo come fare. Adesso la risolviamo. Tranquilli. Perché io sono Victor. Va bene, sei un grande Victor, veramente. Però c'è stato un problema fin dal primo minuto in aeroporto. Lui sta facendo una cura. Sta prendendo, c'è la cura, sta facendo palestra, alimentazione molto seria, prende la creatina. Gliela fermano all'aeroporto per delle verifiche. Ok? Quindi fa: no, ragazzi, io se non prendo la creatina stasera rovino tutto il mio percorso. Un percorso durato mesi e mesi. Non posso perdere un giorno di creatina, Maremma puttana. No, ho capito. Va bene, Vic, ma ora risolviamo. Controlleranno la valigia e poi te la daranno. No, no, ragazzi, voi non avete capito l'importanza della creatina in un percorso di questo tipo, ragazzi. Oh, ma io sono 3 mesi e ci lavoro, eh. A questo punto io penso che sia stata cocaina per davvero, perché una persona che è così dipendente da una sostanza in maniera così viscerale e anche un po' preoccupata, pippa, cioè puoi pippare. Io penso che sia l'unica ragione. Vabbè, comunque, poi ha recuperato la creatina col suo cestello, me l'hanno ridata. Adesso posso fare questo percorso in maniera ottimale. Tanto faceva tanto il figo, la figa giapponese, mi garba la figa giapponese. L'unica occasione in cui si poteva un po' pipare, cioè andare a ballare, lui si presenta, serata techno, che quello vestito meglio, c'aveva una bottiglia di plastica nel culo, si presenta vestito da assicuratore. Cioè, si vede con. Sì. Cioè, ho detto, ma dove vai? Che cazzo hai veduto? Abbriatore, che è? Ma dove si va? In Versilia? Serata elegante. Cioè, tutti erano vestiti come gibboni. E lui sembrava un testimone di Geova. Un saluto a Victor, che con la sua creatina. Allora, Madame era in Giappone per piacere, ok? Era in vacanza e tutto il resto. Al che io posso dire determinate cose e basta, ok? Perché non so fino a dove mi posso spingere con
con la privacy, ok? Perché non era un membro del gruppo, loro non hanno privacy. Quando firmano il contratto con Sivola sono miei, io posso fare di loro ciò che voglio. Madame invece è un discorso diverso, poi viene protetta, eccetera. Comunque Madame mi contatta la sera, mi fa, dai, era con gente lì a Tokyo, e mi fa, Dario, vieni, vediamoci col gruppo e tutto insieme. E io scopro, io sapevo che Madame un po' mi seguiva, eccetera, ma non credevo a questi livelli. L'ho capito quando siamo andati ad Akihabara in giro per vedere delle carte. Lei voleva collezionare carte Pokémon, si è intrippata anche lei con le alternative art. E praticamente a un certo punto mi fa, guarda Dario, fai come cazzo ti pare, compra quello che vuoi, le carte che reputi più belle le compro. Allora io mi sono messo davanti alla vetrina di questa è bellissima, questa è meravigliosa, eccetera. La cosa che mi ha colpito è che lei a un certo punto indica una carta e mi fa, Dario, questa qui la devo prendere? Ah no, però questa è vero, questa è tanto inutile, te lo chiedo perché non ti piace, perché quando ha fatto la tier list delle carte Pokémon l'hai messa in F. Faccio, ma scusa, ma che cazzo, uno, come fai a ricordartelo? Due, ma che cazzo ti ricordi? Cioè, di tutti i ricordi, poi questa roba qua, cioè, la chiavista in categoria F, io mi scordo anche se ho mangiato a pranzo. Comunque, poi, loro erano per i cazzi loro, però tutte le sere ci vedevamo, l'ho portata a bere whisky nei miei localetti giapponesi, insomma, penso si sia divertita. Abbiamo approfondito anche il nostro rapporto, perché come ogni persona che mi conosce, mi ha fatto la solita domanda. Dario, a me mi dispiace, io ti devo chiedere questa cosa, chiedi pure, ci mancherebbe. Io non lo so, però ti sto sul cazzo. Ma no, perché mi stai sul cazzo? No, non mi stai sul cazzo, perché? Perché c'è sempre questa faccia, no? Mi ha detto, ma stai tranquilla, veramente, Francesco, non è un problema. È che c'ho proprio questa faccia di merda. Sì, l'ha conosciuto Scream, Madame. Infatti io dovevo colpirlo ripetutamente, Scream, per farlo sta zitto. No, aneddoti sul cazzo, sul piscio. Sul piscio ce n'è uno forse, ma non lasciamo perdere, però non ci sono, non ci sono. Karaoke, ragazzi, sempre la solita cosa, ho spinato un po' di special drink, ci siamo divertiti, abbiamo urlato, sberciato, addirittura in un pool and darts abbiamo chiesto il limoncello, non ce l'hanno dato, però ci hanno dato un simpatico Jägermeister che non si sa, perché i giapponesi servono con una fetta intera di lime, avranno sprecato più lime che altro, perché noi si sa, sì, ma come possiamo mettere il lime nello Jägermeister? Tanto è che abbiamo svuotato una sala gigante di pool lendarsi giapponesi, perché erano un po' intimoriti da questi 25 italiani che in realtà non l'hanno mai disturbati, però sapete, i giapponesi appena sentono un tono di voce leggermente più alto, attenzione, questi sparano, no, non spariamo, non siamo americani.